Apertura in anteprima della scuola materna di Canavaccio, frazione di Urbino, la frazione più popolosa, siamo con il sindaco Franco Corbucci. Dunque un'apertura per presentare al pubblico, era molto attesa questa struttura, per presentare questa scuola. E poi la vera entrata in funzione a settembre, ma questa è una presa di contatto in un momento in cui la struttura è praticamente pronta. Sì, è praticamente pronta, abbiamo fatto come dire, una giornata per far vedere questi locali, dal momento che la ditta ormai ci ha consegnato i lavori, il grosso è stato fatto ed è stato anche un modo per in qualche modo mettere in chiaro che questo impegno che era stato preso è un impegno mantenuto, no? Perché sai che quando le robe un po' si allungano magari qualcuno ci crede di meno. E quindi abbiamo fatto una bella struttura, vedo tanta gente che sta girando, stanno guardando. Ci sono anche i bambini, e era un impegno che abbiamo preso, una cosa dovuta, perché in effetti questa è una frazione in sviluppo, c'è una sua bella zona industriale, è chiaro che se fai degli investimenti in delle strutture scolastiche li devi fare nei luoghi dove c'è la possibilità appunto di mantenere una percentuale di ragazzini adeguata. Per i comuni, con i problemi che ci sono oggi, aver portato a termine un lavoro di questo tipo non è roba da poco, perché 1 milione di investimenti in un momento in cui il patto di stabilità ti lega comunque, è chiaro che prendere un mutuo e aver fatto questo è stato anche un'operazione di coraggio. Ci siamo arrivati alla fine, di questo ne sono molto molto contento, e sono contento anche soprattutto per il servizio che stiamo dando a questa frazione importante di Canavaccio. Ha ringraziato la giunta precedente e l'attuale giunta? Ovviamente ho ringraziato la giunta che ha lavorato prima, che ha trovato le risorse precedenti e quelli che oggi si sono trovati qui a terminare i lavori. Non solo la giunta, ringrazio anche i consiglieri comunali che sono dati da fare tutti, perché quando si arriva alla fine un po' è chiaro che questo è un impegno dell'amministrazione nel suo complesso.